ma già da ieri, da giorni ancora prima, e quindi lei dice: Rocco, non so, vai, stai serena, sera, come te, serenissima, andrà tutto bene. Allora Rocco, facciamo così, tu adesso nominerai ad uno gli artisti che sono qui con noi sul palco, darai l'attestato e Ludovica consegnerà queste scatolette della SMA, che ancora ce ne sono, quindi se qualcuno di voi ancora magari non le aveste prese, magari sì, c'è chi dà l'offerta per conto suo, però con 10 euro rimane questo bellissimo ricordo, che sono delle scatolette utilissime, tra l'altro in cucina si usano tantissimo, sono comodissime. Rocco, iniziamo con chiamare piano piano i nostri... Consuelo Alfieri, prego. La bellissima Consuelo. Prego Consuelo. Anche se ci sono foto, volete fare foto? Un applauso ancora. Il grande Domenico Riso. Domenico, dove sei, Domenico? Domenico, tu vuoi dire qualcosa? C'hai sempre la parola giusta al momento giusto. Allora, noi tutti penso, no? Vogliamo ringraziare per questa bellissima serata. Certo. Grazie. Grazie a Rocco per averci invitati anche qui. E grazie anche al piccolo Jacopo. Però vedi che sta ridendo la signora. Gli dice che vuole chiancia, non chiancia. Con noi non si chiancia mai, signora. Quasi ride e basta. Va bene, grazie a tutti. Grazie Domenico. Andiamo avanti. E chiamiamo l'altro socio che stanno con Liuccio e Luiso Gruppo. Stanno. Che dire? Gino Nuzzo! Gino! Numero 5, fa! Numero 5! Gino, numero 5, fa! Non fatevi cogliere di sorpresa, per favore! State attenti! Grazie! Grazie a voi! Salvatore Corvaglia! Io non sono da 4 anni, però per Ludovica e per la famiglia. Bravo Salvatore, bravo! C'è un martello nelle mani, il prossimo che chiamerò. Carlo De Pascali! Carlo, figlio meglio! Carlo, Carlo! Se no out! Avete sentito questa sera chi ha trascinato tutti, no? C'era un violino bello, spettacolare. Giuseppe Astore. Grazie Giuseppe. Beh, mo passiamo alle cose morti. Alla voce salentina. Chi può essere? Antonio Amato! Dammi la mano! Uno me la darà. No, ma in queste occasioni non servono parole, servono soltanto i gesti, e noi questa sera l'abbiamo fatto tutti insieme. Abbiamo mano! Perché quando si parla di bambini, io abbiamo un impegno, infatti all'Ludovica con il cappiero a Pietro ho detto: guarda, non so, però io ho annullato delle cose, ma no perché io dico ne faccio un bravo, no, perché no, volevo... si decore, dici, vabbè. Ma la tua. E quindi sì, Antonio Amato, sono i gesti che servono, e noi l'abbiamo fatto, e vi riconfermiamo l'anno ci viene, la voglia, okay. La voglia. Grazie a tutti. Grazie a te. Un bacio a Jacopo e a tutti i bambini e a tutti. Quindi non sei emozionato, sembravi emozionato. Emozionato. Io sembro forte, ma lo sai come sono, che poi. Io va bene.
Allora, altro tamburello che stasera si è fatto sentire, lui, Fiore Maggiulli. Un saluto a Jacopo da parte mia, degli Alla Bua e tutta la comunità. Grazie. Di Tiso. Grazie a voi, grazie anche agli altri amici. È bello essere sempre insieme, vai. Grazie. Un grande musicista, grande amico di tutti. Lui, molto umile, la chitarra, di Giacomo Contaldo. Grazie anche a Giacomo. Questo lo prenderà la sorella. Allora abbiamo il, dimmi il nome. Ah, però no, però è bello dirlo sul palco, è più, capito? Ringraziamo e diamo l'attestato anche al nostro fonico che stasera ci ha veramente deliziati. Guarda qui, qua sopra non si capiva niente. C'è l'attestato al fonico, cose mai viste. L'attestato anche al fonico, vedi cosa fanno queste teste. Bello, vai. No, devi consegnare. Marcello Santoro. E diciamo tutti in coro e viva Marcello Santoro. Aspetta, perché è stato capace e lo perde. Questo se permetti lo consegno a me, perché lui è stato qui prima, poi è dovuto andare via, lo prendo io. E allora? E allora l'attestato a? Al polistrumentista Giacomo Casciaro. Forte l'applauso. Lo prendo io e poi la risorella. Non cominciamo, tu la tua l'hai avuta. Già... E poi un ritorno, è bello vederlo sul palco. Gino Cerfeta alla chitarra, eccolo. Grande Gino. Gino. Niente, speriamo che l'anno prossimo, mi ha detto Antonio, ci ritroveremo in questo momento. E certo, se loro ci promettono che torneranno tutti a stare con noi. Un applauso a Gino. Grazie Gino. E poi passiamo sempre, vedi che abbiamo il futuro, La voce e il tamburello, Gianluigi Amato. Questo lo diamo a chi? Allora, questo è, diciamo, un attestato platonico, però noi lo consegneremo poi a chi di dovere. Ok. Anche perché il ringraziamento speciale va al nostro comune di Tiso. Che forte l'applauso. Bellissimo. Che abbiamo? Chi c'è? Mi dicono che c'è il vice sindaco, io non lo vedo. Allora signori, qua scatta l'applauso grandioso. Chiudiamo in bellezza, quindi ci manca ancora? No, quello no, non glielo diamo. Ecco il vice sindaco di Tiso, Fernando Coppola, che mo deve fare il discorso, non da sindaco, da vice sindaco, quindi un po' più stretto. Grazie a voi, grazie al mio Jacopo, dove sta? Non c'è, è in giro. Vabbè. Serata bellissima, un ringraziamento anche a questi bellissimi artisti, grandi artisti e bellissime donne, è chiaro. È bruttissimo! Bellissimi artisti, ho detto, grandi artisti. Ringrazio anche tutti voi per la vostra partecipazione, penso che è una serata davvero grandissima, anche Rocco Borlizzi, che è uno dei più grandi pure di Tiso, che quando si mette a organizzare qualcosa è sempre numero uno. Insieme a tutti, Gino. Non voglio dimenticare nessuno. Grazie veramente. Ci vediamo. Ciao, buona serata. Grazie Fernando. E allora rimane l'ultimo. Guarda,
io, se permetti, mi piacerebbe farlo io, posso? Allora, ladies and gentlemen, il nostro ultimo attestato va a una persona veramente speciale, specialissima, che è conosciuto in tutto il mondo. Signore e signori, un ringraziamento enorme al piccolo mitico Rocco Borlitti. Bello Rocco! Grazie. Chi sono, Gino? Chi sono? No, patrimonio dell'UNESCO. Eccolo qua. Se non ci fosse, bisognerebbe inventare. Per me è Bobo Dylan, eh? Niente, nella nostra semplicità, nella nostra... Noi... è stato bellissimo, ma ancora continueremo, eh? Stiamo continuando. E noi stasera ci accogliamo i rizzi, mandiamo un Rocco Borlitti. Grazie, grazie. Continua la serata, tranquilli. Sì, continua, quindi non andate via, dovete ancora ballare. Io l'ultima cosa che voglio ricordarvi, questo numero 45585 per la donazione a questo progetto SMA, queste donazioni che servono per aiutare questi ragazzi, questi bambini, e niente, grazie di cuore a tutti, so che sono stati dati veramente tanti sacchetti ed è una cosa meravigliosa. Ludovica, noi ci salutiamo, io ti ringrazio per avermi dato questa opportunità, perché ho preso fare da, tra virgolette, presentatrice per un evento del genere, mi gratifica molto di più che andare in giro per il mercato. Grazie a tutti voi e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie, Jacopo. Vorrei Fernando Brogna sul palco. Fernando, dove sei?